Una torta così soffice e succosa con le fragole non l'avevo mai fatta. Oggi ti spiego come farla. Prendo due uova e le rompo nella ciotola. Poi aggiungo 60 g di eritritolo, oppure se volete usare lo zucchero va bene uguale. E ora prendo le fruste e comincio a montare. Ecco qui, che consistenza meravigliosa! Dovete ottenere anche voi la stessa consistenza, quindi bella cremosa. A questo punto aggiungo 60 g di margarina vegetale, noi usiamo quella fatta in casa, potete farla anche voi con la nostra ricetta, oppure potete anche usare l'olio. Ovviamente è sciolta questa qua. Esatto, bravo, sì, l'ho sciolta a bagnomaria, mescolo leggermente e ora aggiungo anche 300 g di latte di soia. Mescoliamo. Diana, sono proprio curioso di sapere che cosa stai preparando per noi oggi. Ti dico solo che ci sono le fragole. Wow, le fragole. A quanti di voi piacciono le fragole? Diteci un po' qui sotto. Io sono stracurioso. A questo punto aggiungo gli ingredienti secchi. Qui ho 130 g di farina di mandorle. Ovviamente la farina di mandorle si può fare anche in casa frullando le Bravissimo. Mescoliamo delicatamente. E ora aggiungo anche 100 g di farina di grano saraceno. Aggiungo anche la scorza grattugiata di mezzo limone e 12 g di lievito in polvere per dolci. A questo punto prendo uno stampo da 24 cm di diametro, ricoperto con carta da forno e lo riempio soltanto per metà con il nostro impasto. Ah, come mai solo metà, Diana? E poi vedrai. Qui invece ho 400 g di fragole e ora le taglio a pezzi. Ora prendo soltanto metà di queste fragole che abbiamo tagliato e le distribuisco sull'impasto. Cosa stai combinando, Diana? Qualcosa di buonissimo. E ora verso anche l'altra metà dell'impasto sulle fragole. E aggiungo anche le altre fragole sopra. Sopra decoro con delle mandorle a lamelle. E ora cuociamo la torta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 50 minuti. Andiamo. La torta è pronta. Lo senti il profumino? Buonissimo. Prima di andare ad assaggiarla, però mettete un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche perché questa torta è fenomenale. E se la torta di oggi vi piace tantissimo, vi ricordo che qui dentro ne trovate altre, ma non solo torte, anche ricette salate, pani buonissimi, nel nostro nuovo libro Zero Glutine, Zero Rinunce. Se non ce l'avete ancora, vi lasciamo il link qui sotto per ordinarlo online oppure lo trovate nelle librerie. E ragazzi, ci incontriamo finalmente di persona, vi aspettiamo a Milano il 3 maggio nella libreria Rizzoli in Galleria Duomo, quindi in centro, non mancate, mi raccomando, alle 18 presenteremo il nostro libro Zero Glutine, Zero Rinunce e chiacchiereremo con voi, insomma, passeremo una serata bellissima insieme. Siamo pronti? 3, 2, 1. 1. Guardate ragazzi. No, Guarda che meraviglia. vabbè, questa è spaziale, Diana. Sofficissima, mamma mia. E Non vedo l'ora di assaggiarla. adesso prendiamo del miele, lo spennelliamo sopra, oppure se voi volete potete mettere dello zucchero a velo, oppure la lasciate così com'è, sarà buonissima ugualmente. Tagliamo un bel pezzo. Wow, che meraviglia! Che Mamma mia. meraviglia! Assaggio. Mamma mia. Com'è? Mamma mia. Non ho parole. Da 1 a 10? 10 e mezzo.